e signori, tutto quello che vedete questa sera sarà finto. Neanche il suono è reale. Tutto quello che sentirete questa notte, signori e signori, è stato preregistrato. There's no city! Non c'è la città! Abbiamo spostato Napoli e abbiamo messo al suo posto questa città irreale, riempita di 2 milioni di figuranti. Propriamente la rappresentazione del mondo davanti al mondo. C'è Totò che dice a Ninetto Davoli: figlio mio, noi siamo in un sogno dentro a un sogno. Ci sono i piani, cioè che loro quando non si compravano gli appartamenti, no? Che facevano praticamente i primi piani erano nobili. Se adesso praticamente chi abita all'ultimo piano, diciamo, ma tu abiti all'ultimo piano perché vedi la visuale, vedi il panorama, e allora sai, cioè, sei importante perché sei in un attico. Roof Alive Movie Napoli. Si chiama Life Movie Napoli perché la prima è stata fatta a Amsterdam, dove è nato questo progetto. È stata un'esperienza bellissima di ripensare lo stesso progetto in un posto totalmente diverso e trovare insieme alla gente del festival che ha lavorato tanto questo posto, l'Accademia delle Belle Arti, dove il progetto veramente ha trovato un'altra forza. E Napoli è stata una città che ci ha accolto benissimo, nella quale ci siamo trovati molto bene, sia io che gli altri ragazzi, e in qualche modo sono stato contento di poterla scoprire dall'alto. Stare a Napoli è stata un'esperienza di crescita molto importante, soprattutto per la possibilità di incontro che il festival ha rappresentato per me e soprattutto anche per la guida e le direzioni di Rodrigo, che sono state importantissime. Mi piace tanto questo gioco tra teatro e cinema, non si sa bene che cosa c'è di teatro, che cosa c'è invece di cinema, e anche, non so, il gioco che c'è tra l'essere Sofia Loren e poi trasformarsi in 5 secondi in Clark Gable, mi diverte tantissimo. Pressez-le sur votre cœur, que le souvenir de vos baisers le soutienne dans le fracas des armes. Ça m'est égal que vous ne m'aimiez pas. Lorsqu'il va se faire tuer le soldat droit, qu'on lui fasse l'aumône d'un baiser. Scarlett, un baiser. Un baiser, un seul. Perché? Perché da stamattina che vi guardo? Te ne devi andare, hai capito? Io non sono pure. Mai, mai, mi devi credere. Non si è su una poltrona e si guarda davanti la scatola del teatro, ma devi sempre stare attento a dove vengono i suoni, le azioni, e quindi non ti rilassi mai. Per 45 minuti la tua attenzione è sempre costante, alla ricerca. Il pubblico guarda, a parte una fruizione che deve essere attiva dello spettacolo, ma è sempre costante la domanda che si può fare il pubblico: cosa sto guardando? È vero? È un sogno? È registrato? O invece è reale quello che sta succedendo? Ok, stop, grazie a tutti, bravi. Sento che la voce esce dal tuo proprio corpo, questo mi piace tantissimo. Quindi, per me è un'esperienza bella perché sono fin dall'inizio sulla parte più alta del tetto e è molto divertente perché mi sento proprio che come se con lo sguardo e con proprio la percezione abbraccio tutta la città dall'alto. È come se mi dimentico che sto facendo Annie Girardot, ma sono parte del panorama.
Ti amo, Rocco, ti amo. E anche tu mi ami, che ne faremo di tutto quest'amore? Perché mi tormenti così? Non ci vedremo più, Nadia. Sicuramente a questo spettacolo io associo due parole: lo stupore e la poesia. E poi rispetto anche alla fruizione del pubblico, è come se tutti i sensi fossero amplificati. È bello avere la possibilità di pensare questo progetto a Napoli, che già è una città teatrale per sé, di inserire queste idee in un posto che già ha una storia, una forza teatrale e anche scenografica, no? Sei abituato a stare in uno spazio che è chiuso, alle quattro pareti del teatro. Qui hai lo spettatore che in realtà è invisibile, cioè sei in una dimensione di... cioè, e ti senti anche te invisibile, perché non hai la vicinanza del pubblico, ma è tutto veramente nell'immaginazione. Anche il pubblico te lo immagina, non lo vedi. E questo è bello, perché ti sembra sempre di... è come se fossi da solo in realtà, il pubblico non esiste. Non, e lo senti solo alla fine, all'applauso.